L'ordine del giorno oggi è la convenzione tra il Comune di Napoli e la società sportiva Calcio Napoli. Prima riunione dopo la pausa estiva della Commissione Sport del Comune di Napoli. A tenere banco sempre la questione Stadio San Paolo, ossia il piano di fattibilità economico relativo al progetto di ristrutturazione dell'impianto di fuorigrotta. Tema fondamentale quello della convenzione tra il Comune e il Calcio Napoli, che secondo il presidente della commissione, Luigi Zimbaldi, è tutto a favore del club di Aurelio De Laurentiis. Calcio Napoli è tutto a suo favore, questa nostra disponibilità che noi diamo alla società Calcio Napoli. Non solo alla società, il nostro lavoro è per dare dignità ai cittadini napoletani, ai grandi tifosi della città di Napoli e della squadra di Napoli. Tutto è, adesso è il gioco lo deve fare il presidente De Laurentiis, che noi stiamo ampiamente dando una piena disponibilità e sinergia per la città, per dare una dignità a uno stadio degno dei cittadini napoletani. E l'assessore allo sport, Ciro Borriello, è fiducioso sull'andamento dei lavori. Seconda giornata del nostro programma, perché abbiamo condiviso, così come chiesto in Consiglio Comunale, un programma e un percorso comune. Siamo insomma sul tema del progetto, ma anche quello della convenzione, che aspetta diciamo un momento di condivisione, ma soprattutto di confronto tra i consiglieri comunali, ma anche con il Calcio Napoli. Intanto, dopo gli scontri nell'ultima gara interna con la Sampdoria, il prefetto potrebbe decretare la chiusura della curva, questione che sarà discussa a breve, come spiega l'assessore Borriello. Ci sarà sicuramente un'altra riunione in prefettura e cercheremo di capire. Crediamo che però qualche misura vada presa, perché incidenti e violenze del genere in una curva non devono assolutamente starci. Lo stadio deve essere sicuro e soprattutto bisogna essere tranquilli di portare i bambini e le famiglie allo stadio.